Buonasera a tutti, sono Simona Bronco, ricercatrice dell'Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR. Mi scuso anticipatamente con voi per costringervi questa sera ad ascoltare questo mio videomessaggio, ma non ho potuto essere presente con voi in sala perché un impegno improvviso mi ha trattenuto a Pisa. Vi ringrazio quindi tantissimo per l'attenzione che concedete a questo video e ringrazio gli organizzatori, in particolare Andrea Pini che mi ha coinvolta in questa serata. Io faccio parte di un ente di ricerca, quindi ovviamente io faccio della ricerca e faccio ricerca in quello che è scienza dei materiali, quindi sviluppo di materiali che possano essere eventualmente utili anche a livello industriale. Quindi, facendo parte in qualche modo è quello del mondo che viene definito accademia, ovviamente le mie ricerche sono ricerche di base e non hanno assolutamente l'ambizione di potersi proporre come soluzioni immediate a livello industriale. Comunque io mi pongo in quello che è il futuro della plastica, ma che non vuole essere in contrapposizione con quello che è stato il passato, ma vuole spiegare e far capire che può esistere qualcosa di alternativo, ma in alcune applicazioni specifiche e non in tutte. Quindi la plastica tradizionale, che al momento è demonizzata da tutti, le famose tartarughe ripiene di plastica le conosciamo tutte, la salvaguardia del mare è carissima a tutti, però dobbiamo tenere presente che i materiali tradizionali in plastici, quindi polietilene, polistirene, polietilene terephthalato, hanno avuto la diffusione che hanno avuto grazie a tutta una serie di caratteristiche positive, a partire dalla leggerezza e dalla facilità di lavorazione, dalla possibilità di modellarli in un'infinità di modi a noi utili, e che non devono essere demonizzati perché i materiali che definiamo verdi non possono completamente sostituirli, a meno che noi non andiamo a modificare quelle che sono le nostre abitudini su quello che è l'utilizzo di tutto ciò che ci circonda, ok? Quindi io faccio ricerca di base e mi piacerebbe che cioè, piacerebbe a me, piacerebbe ovviamente a tutti i miei colleghi che si investisse un pochino di più nel nostro paese sull'innovazione e sulla ricerca, perché solo con la ricerca di base si arriva poi all'innovazione industriale, alla crescita di un paese. Comunque, nello specifico io di cosa mi occupo? Tecnicamente mi occupo di progettazione, sintesi e preparazione di materiali polimerici, quindi plastiche, che abbiano architettura, morfologia e composizione controllata su scale che vanno dal nanometrico al macroscopico. Ok, scendendo, diciamo, nella pratica, io mi occupo fondamentalmente di provare a fornire, non dico soluzioni, ma approcci che portino a un miglioramento delle modalità di utilizzo e valorizzazione di scarti che derivano dall'industria manifatturiera o alcune industrie manifatturiere e dell'industria alimentare, con lo scopo di preparare dei materiali che possano essere utilizzati in alcune delle applicazioni in cui i materiali plastici trovano appunto uso e che che abbiano, diciamo, la caratteristica non aggiuntiva ma alternativa di essere compostabili. Perché dico alternativa? Perché attualmente i materiali compostabili nascono solo ed esclusivamente per essere conferiti nel compost, nei sistemi di compostaggio industriale, quindi non nel compost domestico, ok? Quindi nel sistema di raccolta dell'umido domestico, quando poi noi conferiamo l'umido nelle campane di raccolta dell'umido. Quindi le compostiere domestiche non va bene. Però quella nostra ricerca in che cosa si inserisce? La ricerca in che cosa si inserisce? In un modello diverso da quello che è stato sviluppato fino a un po' di tempo fa, che era un modello lineare di crescita economica che si basava sull'approccio usa e getta. È per questo motivo che noi ci troviamo invasi da quantità molto grandi di plastica che noi definiamo usa e getta. È ovvio che l'impatto ambientale che ha la plastica usa e getta deriva dal fatto che noi non la conferiamo nella maniera opportuna. Anche se devo dire che in Italia e in Europa la nostra cultura è cambiata, quindi raccogliamo molto di più e mandiamo quindi questi materiali ai sistemi di recupero, riciclaggio e trasformazione. Quindi noi, diciamo, la nostra società si sta muovendo da questo modello di crescita lineare che si basa sull'usa e getta, ma va
e si sta allineando con quelle che sono le normative europee, che ovviamente contrastano il modello economico lineare, e che prevedono appunto di adottare sistemi e piani di gestione dei rifiuti che vedano la prevenzione della produzione di quantità enormi di rifiuto. Quindi quello che si va a fare è recuperare, riciclare e ritrasformare quello che fino ad un molto tempo fa era considerato un rifiuto, quindi anche la plastica. La plastica può essere facilmente trasformata, questo è ciò che si ricava ritagliando una bottiglia di plastica. Questo è il corrispondente di un film fatto con gli stessi ritagli da una bottiglia di plastica, quindi vedete che si può trasformarne completamente, darne completamente una forma e si può ridurre anche in scaglie più piccole, questo è ancora il quantitativo relativo ad una bottiglia, e quindi trasformarne in ciò che vogliamo. Quello però io di cui mi occupo nel particolare, nello specifico, è l'elaborazione, la valorizzazione di estratti di biomasse, utilizzando sia processi ad umido, quindi a base acquosa, oppure a secco, quindi utilizzando questi materiali che io estraggo dagli scarti, dalle biomasse, come se fossero dei veri e propri materiali plastici. Quindi noi cosa facciamo? Lavoriamo con gli scarti, ora se mi riesce a farvelo vedere, della lana, che vabbè, conoscete bene. Lavoriamo con gli scarti dell'estrazione della buccia del pomodoro, lavoriamo con le fibre che si utilizzano come scarto, che si ottengono come scarto della lavorazione della patata. Abbiamo trattato legumi e quindi andiamo ad estrarre che cosa da tutto questo? Proteine, fibre che possono essere utilizzate, una fibra vegetale può essere utilizzata come una fibra di Kevlar. Ovviamente le caratteristiche del manufatto saranno diverse, ma comunque sempre di una fibra si tratta. Quindi di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di andare a distribuire queste cariche all'interno di materiali di tipo plastico. Queste ora non si vedono bene, le avvicino, provo ad avvicinare, ma non si vede benissimo. Comunque sono pellets. Sono quindi delle palline con cui i materiali plastici vengono comunemente venduti per essere poi trasformati. In quel caso si tratta di acido polilattico e quindi di un materiale che è compostabile. Quindi addizionando questo materiale plastico che per la sua caratteristica può essere fuso intorno ai 180 gradi e miscelato con qualsiasi additivo io voglia aggiungere per ottenere dei materiali plastici che nelle opportune condizioni, che vuol dire opportuno spessore e forma, possono essere compostabili. Abbiamo ottenuto per esempio dei vasetti, questi sono vasetti da fiori, abbiamo ottenuto prodotti per il catering, abbiamo ottenuto anche dei manufatti che sono ovviamente di forma complessa, ma l'idea era quella di far vedere che si possono utilizzare e trasformare con le comuni tecniche di trasformazione di materiali plastici. Quindi il nostro obiettivo è quello appunto di andare a valorizzare e ottenere quindi, valorizzare lo scarto e ottenere quindi nuovi materiali con una caratteristica particolare che è quella della compostabilità. Ora è chiaro che la compostabilità determina una condizione particolare, determina che questi materiali vengano conferiti in maniera opportuna, quindi non si possono gettare nella campana di raccolta dei materiali plastici, perché altrimenti vanno ad inquinare tutto il processo di trasformazione perché sono chimicamente diversi, okay? Quindi non si possono mescolare. Quindi rappresentano un'alternativa a quello che sono i materiali plastici tradizionali e non possono andare a sostituire tutti, almeno al momento, tutti quelli che sono le enormi possibilità che i materiali plastici tradizionali hanno. Quindi noi ci occupiamo appunto di contribuire alla conoscenza circa la produzione di questi materiali, perché cosa facciamo? Facciamo una correlazione, appunto vi dicevo prima, no? Si tratta di accademia, quindi facciamo una correlazione tra quello che è la struttura chimica del materiale che andiamo a trasformare e quelle che sono le proprietà che quel materiale potrebbe avere. Ne esistono diverse possibilità ormai in commercio, quindi
quello che appunto cerchiamo di fare è di inserirci in questo filone. Che altro dirvi? Quindi non siamo, ecco, quello che mi premerebbe però ricordare e sottolineare che noi non vogliamo con queste ricerche assolutamente essere, cioè non vediamo la plastica tradizionale come una nemica, anzi la vediamo come, con questi materiali li vediamo alternativi solo in specifiche applicazioni. Ovviamente ricerca in questo senso è necessaria perché fino ad oggi questi scarti venivano appunto destinati o alla produzione di mangimistica alimentare, animale, scusate, oppure come fertilizzanti. Quello che però mi preme sottolineare, e poi con questo concludo, che non dovete vedere la plastica tradizionale come il male che attanaglia il mondo in questo momento, la dovete considerare invece come una potenziale riserva di carbonio. Noi abbiamo trasformato il petrolio per produrre la plastica, quindi abbiamo speso energia, risorse per la produzione di un materiale e sarebbe un pochino riduttivo pensare solo di termovalorizzarlo, quindi di bruciarlo, ma dobbiamo pensare che lì dentro c'è tantissimo carbonio che possiamo riutilizzare attraverso la sua trasformazione. Quindi, per concludere, io mi occupo, ci occupiamo, quindi facciamo ricerca, spingiamo verso lo sviluppo di materiali che siano ecosostenibili, ma teniamo presente che questi devono essere utilizzati nelle condizioni opportune, quindi un materiale compostabile non degrada in mare senza inquinare e senza creare pericolo per gli animali e non vediamo la plastica tradizionale come nemica, ma cerchiamo di, come dire, educare chi la utilizza a conferirla in maniera opportuna perché questa può essere valorizzata e ancora utilizzata. Grazie a tutti, buon dibattito e eventualmente spero di sentirvi più tardi. Ciao, buonasera a tutti. Scusatemi, ho dimenticato di farvi vedere i miei riferimenti, spero che si leggano nella maniera corretta, quindi qualcuno di voi volesse contattarvi lo può fare a questi riferimenti oppure contattare Andrea Pini che poi mi farà sapere. Buona serata di nuovo a tutti e grazie per l'attenzione.